¡Suscríbete al canal! dovuto fare esperienza e come ho detto anche al Presidente e al Direttore, dobbiamo ripartire dagli errori fatti quest'anno per, per cercare poi di, 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 fare, di fare il meglio possibile la, la stagione prossima. Hai parlato di errori, eh, qual è il più grande errore secondo Roberto eh, Gioia di questa osonia? Cosa magari si è sbagliato quasi in maniera ingenua ma si sa, eh, è stata un'ingenuità di una neopromossa ma più che errori stati, è stato dovuto al fatto stesso che come, come tutti sanno l'Insieme a Osana è stata ripescata negli ultimi giorni di, eh, e quindi è chiaro che andare a fare il mercato quando poi tutte le altre squadre si sono già rinforzate hanno fatto quello che volevano cercando di, di scegliere tra, tra il meglio possibile noi invece siamo arrivati, siamo arrivati per ultimi e quando è chiaro vai a scegliere poi quello che rimane e non è sempre il meglio o magari non è sempre quello che, quello che cerchi, quindi bisogna sapere... Diciamo, saper... non è la prima scelta scelta che trovi sulle bancarelle. No, e poi magari bisogna sapersi anche accontentare, senza nulla togliere ai ragazzi che ho avuto a disposizione quest'anno, che io ringrazio, ho già ringraziato personalmente, ma ringrazio anche qui questa sera. Però è chiaro che magari eh, col, eh, col tempo giusto e con, eh, con i modi giusti mh, mh, probabilmente avremmo fatto anche scelte diverse rispetto a quelle che poi sono state fatte Che allenatore è Roberto Gioia? Se dovessi oggi descriverlo Ma questo diciamo lo lascio, lascio dire agli altri eh, a me piace lavorare, lavorare tanto anche se come ha detto capitano Luigi Gioia quando è stato qui da voi eh, io da calciatore ero diverso assolutamente sì da calciatore magari ero quello che non aveva voglia di allenarsi, non aveva voglia di, di andare al campo invece no eh, da allenatore forse è tutto, tutto l'opposto, vado prima e ho voglia di lavorare, mi piace fare questo, cerco di, di migliorarmi andando a, a guardare gli altri più grandi di me, più bravi di me eh, e voglio migliorarmi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Una domanda un po' strana, prima gli uomini o prima gli schemi? Prima gli uomini. Assolutamente sì, perché, perché questo se... te lo chiedo in base a tutte e due le cose, cioè in base allo spogliatoio e poi in base al tuo modo di giocare. Perché tu hai un modo di giocare che una punta fissa, due esterni che corrono. Spesso e volentieri hai utilizzato questo, questo schema. Quindi la mia domanda viene proprio per quello: prima gli uomini, prima gli schemi. Prima gli uomini, e ti rispondo molto semplicemente perché noi, quando cinque anni fa, siamo partiti con questa avventura con il dottor Anelli, siamo partiti per il gioco più che altro e ci siamo trovati a vincere dei campionati con, con ragazzi che probabilmente non erano il meglio che stava in giro o quantomeno ci stavano squadre molto più forti di noi. Però abbiamo vinto noi, forse proprio perché eh, erano prima uomini e poi i calciatori, prima lo spogliatoio e poi il campo, quindi secondo me la, la squadra la, la, la fanno prima gli uomini e poi, e poi i, i calciatori. Cosa quest'anno non c'è stata una promozione però il tuo cammino sul campo della Sonia è stato segnato da tante promozioni no? dalla terza categoria addirittura dagli amatori avete poi man mano uh, fatto questo solco no? e poi a un certo punto eh, ti sei fermato, sei ritornato uh, qual è il tuo, il tuo ricordo? Cioè, tu hai alla fine hai scritto una storia insieme a Luigi Gioia e alla Sonia avete scritto delle pagine importanti di storia è strano un po' come situazione? Sì, sicuramente sì, ma però mh, guardi potrebbe, può sembrare una frase fatta, ma questo il, il merito più grande è del Presidente, ma perché credo che tutti gli allenatori, tutti i calciatori vorrebbero avere alle spalle una società come la nostra. Noi abbiamo una società che, che non ci fa mancare niente, assolutamente niente, quando i calciatori vengono a, ad Ausonia e capite bene quando dico Ausonia è un paesino di 2500 abitanti e, e magari i giocatori che hanno fatto la D, che hanno fatto grandi cose in passato, vogliono venire da Usonia, questo, questo fa capire bene che cosa, che cosa ha Roberto Gioia alle spalle. Non penso che vengano perché c'è Roberto Gioia, quindi eh, ho a disposizione, ho la fortuna di avere a disposizione una società importantissima che, che lascia lavorare i ragazzi tranquillamente. Eh, Ripeto, non gli fa mancare nulla, e quindi è chiaro che diventa tutto più semplice rispetto, magari, ad altre realtà che hanno difficoltà ad di arrivare a fine, a fine stagione. Dobbiamo parlare del capitolo giovani: quest'anno eh, a un certo punto, tu addirittura ti sei affidato tantissimo ai giovani. In alcuni casi andavi oltre quello che era la normale gestione de degli under. In alcuni casi tiravi fuori un senior e mettevi un altro under. Hai utilizzato Quirino più volte come centrale difensivo, quindi hai sperimentato tantissimo, però prossima stagione, prossimi under perché giustamente eh, è un segmento che si sposta sempre in avanti e in alcuni casi fa anche vittime eh, per quello che lascia però è un, è un sistema un'arma a doppio taglio, potremmo dire così quanto è complicato andare a trovare questi under e, e soprattutto quanto adesso un allenatore deve lavorare in virtù di, questo, di questa previsione sì, è sempre più difficile ma questo vale per me, vale per tutti gli altri, gli altri allenatori però eh, rispetto al discorso degli under, è un po'... io non, non sono molto favorevole a, al discorso degli under. Eh, questo non perché non, non piaccia non lavorare con i giovani, anzi, tutt'altro. però se il ragazzo è, è bravo, non serve essere un 97, un 98, un 99 per poter giocare. Se sei bravo, giochi e basta. Il discorso degli under diventa difficile nel momento in cui. Il 97, il 98 che sia, è, è quello che deve giocare per forza. È chiaro che poi arriva al campo sapendo di dover giocare per forza perché eh, le regole e il regolamento è proprio questo. È chiaro che va a mancare quegli stimoli, quella voglia, che... La che la, anche la competizione. Tra le due, anche la competizione, esatto, anche la competizione perché mh, si sa, lui deve giocare, magari un altro molto più bravo di lui. Però non è in 97, alcuni casi la pagano non... soprattutto i portieri questa situazione. Sì, la pagano i portieri, ma diciamo che poi alla fine la pagano un po' tutti, perché eh, è chiaro che l'under uno cerca di farlo giocare sugli esterni oppure cerca di farlo giocare in porta, eh, però è pur vero che se è bravo può giocare da tutte le parti, quindi diventa difficile in questo senso, ma più per il ragazzo che non per... Eh, eh, per l'allenatore, più per il gruppo, perché poi in un gruppo di 20-21 gi giocatori devi avere comunque a disposizione una decina di, di, di under, quindi eh, capisci bene che diventa, diventa difficile poi gestirli e poi dispiace anche per loro perché poi in prospettiva quanti di questi ragazzi una volta che hanno finito di, di essere under giocano, secondo me se si va a vedere nemmeno il 10% io sono sempre stato per la quota eh, oltre gli under nel senso che se questo giocatore ha fatto l'under nella mia squadra e io uscito dall'età under voglio tenerlo mi, mi viene calcolato come un under questa è una cosa che non c'è a livello federale però dovrebbe essere un'idea come la UEFA diciamo il giocatore formato in quella squadra vale come un under sarebbe una buona soluzione in, questa, in questo verso però, sì, giustamente... Perché così facendo eh, potresti farlo crescere con te e quindi eh sarebbe un vantaggio sia per il ragazzo che per la società stessa ma soprattutto non lo bruciamo dopo la esatto, fatidica vedi, quota vedi adesso io faccio il caso di, 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 di Badu che da quest'anno non sarà più un under, under ma io credo che Badu eh, giochi comunque è un perno quello, fisso Questo significa abbiamo che se, già sdoganato un nome per la prossima stagione ma sia eh? se rimane con me sia <ride> se dovesse andare da qualche altra parte è chiaro che noi faremo di tutto per mantenerlo con noi però il discorso è che comunque doveva Badu gioca perché Badu è giocatore, eh, quindi non, non serve essere under per giocare, bisogna essere bravi. Questo, questo è un discorso che, che mi piace. Dobbiamo parlare di questo campionato: Pomezia ai playoff. Anagni, che era una neopromossa l'anno scorso, stava con voi in promozione, che forse ha avuto la possibilità di prepararsi a questo campionato. Promossa in, in serie D, uh, ti aspettavi questi equilibri il team Nuova Florida che all'ultimo sem è sembrato proprio uh, fermarsi all'ultima curva come i gran premi. Mm, no, sinceramente non pensavo, eh, gli equilibri, tolto, forse tolto il Pomezzi all'inizio di stagione, probabilmente ti avrei detto di sì. Però il Pomezzi l'avrei messo primo. assolutamente sì, fuori portata. Poi il bello del calcio è proprio questo che magari non sempre vince, vince il più forte, magari vince il più. Il, il più fortunato, il più preparato, il più anche cimico. più cinico in alcuni casi, no Assolut 1-0 assolutamente <ride> sì. E, però parliamo comunque della Nanni che ha fatto la storia di, del calcio uh, a questi livelli, quindi è una neopromossa, ma comunque ha sempre fatto calcio di eccellenza di Serie D. Quindi non stiamo parlando della Usonia che, 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 che per la prima volta si affaccia a fare un campionato di eccellenza. Quindi è chiaro che va detto Bravo alla nagna mister gerli eh, però ripeto c'è alle spalle una società che ha sempre fatto calcio società che ha sempre fatto calcio allora parliamo anche di ausonia no una società che comunque si sta cimentando con i suoi risultati sul calcio ma una società che a livello di strutture di stadio ha eh, segnato una svolta perché il campo di pallone piano è uno dei migliori potremmo dire così del, del sud del Lazio non voglio andare oltre perché non mi sono mai spinto oltre ma un campo buono lo troviamo a fondi ma anche lì gli... tolto, tolto. Diciamo se togliamo il campo sintetico è il miglior campo che c'è in eccellenza. È il miglior campo, è uno dei pochi in erba, quindi anche questo è un segno che di lavoro ce n'è, però bisogna ancora continuare a lavorare perché voi siete stati una società che siete stati costretti a lavorare fuori negli allenamenti, questo è un, è un piccolo neo che dobbiamo cercare di, per forza di risolvere perché giustamente non allenandovi sul vostro campo comunque avete avuto delle differenze o sbaglio chiaro, allenarsi su un campo di terra e poi giocare su un campo di, di erba e chiaramente capite bene che ci sono, ci sono tante difficoltà però probabilmente anche questo, questo problema il presidente risolverà con, speriamo, speriamo a, a breve però qualcosa bolle in pentola <ride> Se, qual è la lista della spesa? Io non voglio sapere i nomi eh, ma la, nella lista della spesa che hai fatto per la prossima stagione sicuramente avrai messo dei ruoli Parliamo di ruoli, no? Quindi qualcosa serve a questo insieme, a Sonia, anche perché il Presidente ha parlato di una Sonia protagonista nel prossimo campionato di, di Eccellenza, quindi sicuramente Roberto il Gioia. Il Presidente è proprio, è proprio questo: il Presidente è vulcanico, lo conosciamo tutti. Il Presidente è uno che, che in cinque anni ha fatto quattro promozioni, quindi per quest'anno, proprio l'altro giorno ne parlavamo, fare un campionato così in sordina come è quello che abbiamo fatto noi, anche Vabbè, se sordina, ripeto, abbiamo fatto un Neuro grandissimo mossi. campionato perché salvarsi con tante giornate di anticipo è comunque qualcosa di importante, però il presidente punta sempre in alto, quindi sicuramente anche il prossimo anno proveremo a fare qualcosa di buono. Su quello che serve credo sia sotto gli occhi di tutti perché abbiamo fatto fatica a fare gol e, e quindi se, se, se il miglior eh, realizzatore della squadra, un esterno basso. Vabbè, esterno basso è un modo di dire, perché Di Vito a un certo punto ha fatto anche il centravanti, eh? e questo te ne devo dare atto, perché in alcuni casi mi mettevi in difficoltà per trovare proprio il ruolo di Di Vito, che è passato sì. con facilità in, tutti, in tutte le posizioni. Gol di Vito, 7 gol Gioia uh, e 7 gol emma, poi eh, parliamo di 2, 3, diciamo che hanno segnato quasi tutti, quindi eh, per cercare di fare bene. Se consideriamo che l'Anani Calcio ha vinto il campionato con Federici e Cardinale che insieme hanno fatto, se non sbaglio, 25-26 gol, E noi, eh, i nostri, senza mettere qui po'. a dire qualche a numero, dire, manca. Numeri, qualcosa manca rispetto a loro. Vabbè, quindi questo è un cruccio che bisognerà utilizzare per il prossimo anno. Una, una domanda devo fartela sul Formia, ma non perché eh, per infierire perché la situazione è complicata a Formia, anche dal punto di vista di una retrocessione. Adesso si parla che si debba fare addirittura uno spareggio con, con le ferro per capire eh, com'è la situazione di ripescaggio, anche se si sa che il primo ripescato sarebbe il Monte Spaccato sì. di questo campionato, però bisognerà sempre vedere la lista di ripescaggi perché non è così facile in eccellenza trovare posti da ripescati. Eh. Eh, però Formia sembrava che in estate la famiglia Anelli tutto questo, questo trambusto che si è alzato, quest'anno magari vedremo un'estate un po' più tranquilla su questo fronte. Però Formia a un certo punto è retrocessa crollando in questo campionato. Eh, da detto ai lavori, sicuramente qualcosa hai guardato in casa Formia. Guardi, allora eh, Giuseppe, io ti dico molto molto tranquillamente. Quando io giocavo. Eh... Era il sogno di tutti: andare a giocare a Formia, andare a giocare a Cassino. Anche perché è una grande piazza. Queste, sono le, queste erano le piazze quando giocavo a calcio io: andare a Formia, andare a Cassino. Queste erano dove il ragazzo guardava. Eh, e vedere adesso il Formia eh, retrocesso, quindi in promozione, e l'Ausonia in Eccellenza, eh, suona strano. Lausonia, Itri. C'è qualcosa, qualcosa che, che, che non quadra. Io gli auguro tutto il bene perché il Formia ha una tifoseria importante ed è stato bello andarci a giocare, e quindi vi auguro di ritornare il prima possibile nel, nel, campo, nel, nel calcio che conta. L'eccellenza è anche, anche più su perché forme come il Cassino hanno fatto la storia di, di queste categorie, quindi hanno fatto la C, quindi vederle in promozione fa, fa un po' male. Hai parlato di giocare e qui c'è un'altra cosa no? che mi hai tirato fuori un'altra domanda. No? Durante l'anno ogni tanto parlavamo, ma chi è Roberto Gioia? Che ha fatto? Da dove viene? Dove ha giocato? Allora, chi è Roberto Gioia, è il giocatore? Parliamo così di, del passato, chi era quel costui. Roberto Gioia, ti dico quello che diceva. Cosa ha fatto? Quello che dicevano gli altri, non quello che, eh. quello che dico, quello che dico io conta poco. Quello che dicevano gli altri era dice che era, era bravo però non aveva la testa. Oppure aveva che la ruolo testa? aveva prima di tutto? Era un trequartista. Era un trequartista. Quindi in questo momento tu sa, conosci due giocatori trequartista, no? Quindi, ma eh, adesso si gioca poco, diciamo, con il classico numero 10 <ride> si gioca poco. E, e che numero 10 era? Eh, era un numero 10 che gli piaceva, gli piaceva fare gol. E, e ma si allenava? <ride> poco. Poco e forse male, però questo poi vabbè, ci sarebbe da, da, da parlare. Io a 17 anni stavo, sono andato a Castel di Sangro che faceva la C. Poi per problemi di liste, perché all'epoca si firmava a vita, non sono più andato. Ho fatto la rappresentativa regionale, quindi qualcosa di buono poi ho fatto. Poi scendendo ho capito che, che per me il calcio a certi livelli era finito. Ho giocato con il Cassino, ho vinto il campionato a Cassino e poi ho fatto promozione eccellenza. Niente di. Però hai importante. fatto queste, queste, questi campionati? Sì, questi eh. campionati qui. Sì. Quindi, comunque, non è che sei uscito dal campionato amatoriale, definiamolo così. No, qualche, qualche partita a buoni livelli l'ho fatta anch'io. Ah quindi, Roberto Gioia ha fatto qualche partita anche lui. Parli di trequartista, quindi tu eri un trequartista e classificai numero 10 hai detto i numeri 10 che oggi non si usano più, non c'è più quello si stile fa di gioco. A a... Ma è così complicato giocare con, con il famoso 4-4-2 o addirittura col 4-3-1-2. ma Dipende sempre da chi si sia a disposizione, se trovi centrocampista trovi magari la seconda punta che ha voglia di sacrificarsi in fase di non giocare. Però non si, non si vedono più 4-4-2 in giro. Eh. È perché proprio diventa difficile trovare le... un po' perché... Eh, si ritorna al discorso degli andre, devi mettere dentro gli andre e quindi vai a coprire i ruoli, eh, quelli di, di magari da, 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 da terzino oppure da portiere, e quindi lì vai a mettere, lì davanti cerchi di, di sfruttare quelli più grandi, quelli più bravi e questi, quelli più bravi e più grandi hanno meno voglia di sacrificarsi, magari in fase di non possesso. Quindi diventa eh, un po' difficile trovare la, la, la giusta soluzione, però non è detto che. Che non ci sia la possibilità di metterli dentro una volta che si hanno a disposizione i giocatori validi e vedremo allora come com la, com la, la, la modifica eh, Roberto Gioia la, il suo schema. Anche perché. Ma io, se dovessi essere eh, sincero, quello il modulo come. Io faccio il 4-3, ma quello che preferisco se avessi a disposizione i giocatori è il 3-5-2. Quindi diciamo la, la, la famosa seconda punta ad averla brava vabbè qualche volta l'hai utilizzato però questo schema sì, eh? sì, un, po', un po' falsato come, però l'hai utilizzato non come, come avrei voluto ma questo ripeto eh, torniamo sempre al discorso degli altri che a volte sei costretto a fare delle scelte che magari non sono quelle che vorresti però eh, se purtroppo per, per, tanti, per tanti motivi sei costretto a fare, a fare quello allora, non ti voglio tirare fuori i nomi Dei confermati, anche perché Ormai siamo prossimi, devi fare stage Devi andare a vedere eh, I prossimi giocatori, chi prendere, chi non prendere Però da quello che mi è parso Di capire, il a Sonia Ha sempre lavorato sul gruppo, uno zoccolo duro un, sì. Uno zoccolo che Neanche nello spogliatoio è compatto Quindi credo che la lista dei confermati Parte proprio da questo zoccolo duro Ma assolutamente sì, ripeto Giuseppe, noi abbiamo Abbiamo fatto qualcosa di importante proprio avendo a disposizione un gruppo, de, un gruppo importantissimo. No? De, lo spogliatoio era, era unito, era, era, qual, era veramente l'uomo in più. E quindi bisogna ripartire da, da, da questo. Qual è la sconfitta che ti brucia di più di questa stagione? Adesso lo puoi dire che è finita, no? Ma, <ride> Forse non... player? Non ci non ce n'è una in particolare quella di Play Euro non, è, non, non abbiamo proprio giocato quindi parlare di sconfitta eh, contro la Play Euro mi sembra un po', un po' eccessivo perché hanno giocato hanno fatto tutto loro noi per la prima volta io mi sono trovato in panchina e avevo difficoltà a dare delle direttive perché forse avrei dovuto cambiare non 3, 4, 5 ma avrei dovuto fare 11 sostituzioni quindi Beh, però sei Ma anche un matica. allenatore che ha avuto il coraggio di cambiare un giocatore a metà primo tempo, quindi hai dimostrato in alcuni casi anche di, di fare cose se servono azzardate. Ma sì, quello, quello non, a mio avviso non è un azzardo, è soltanto perché Beh, non io. si vuole ferire il ragazzo e si vuole soltanto cercare di, di, di porre magari rimedio a, a qualche errore di valutazione fatta precedentemente, non perché il ragazzo che togli ci sia qualcosa di personale. Però, Beh, ripeto, anche perché se no non lo mettevi in campo. Assolutamente. Eh, la, la squadra la fai tu. Quindi. Assolutamente. Però ripeto, parlando della partita di, di, di play euro, quelle sono partite nate male e quindi se noi dopo 5 minuti perdevamo 1-0 potevamo già stare sotto di 2-3 di quindi significa che noi non abbiamo iniziato la partita. E Quindi quella parlare di partita che scotta, no, dispiace il fatto che magari rispetto agli altri anni invece noi in casa eh, siamo stati, l'anno scorso siamo stati imbattuti, l'anno precedente ne avevamo persa soltanto una, quest'anno ne abbiamo persa qualcuna di troppo e questo dovrà essere un altro, un altro aspetto che dovremo, dovremo curare su cui lavorare ti faccio le ultime domande poi andremo a parlare di, di altro ma eh, primo la, la tifoseria frattese quest'anno è andata a intermittenza sono andati via per vari problemi e eh, non solo legati alla squadra adesso leggevo l'altro giorno un comunicato dove hanno giurato comunque di tornare di tornare compatti però Ausonia è un campo dove non è che mancava il pubblico eh, cioè la gente c'era a vedere le partite la domenica sì però a volte sembra di essere a teatro non sembra di stare, di stare allo stadio quindi parliamo della tifoseria organizzata sono quei ragazzi splendidi ragazzi quelli che, che fanno, mi intossicano con i fumogeni che, fanno, che fanno, <ride> fanno casino quindi noi abbiamo bisogno, i ragazzi hanno bisogno di, di, di questo abbiamo bisogno anche degli altri che, che, che riempiono le tribune assolutamente sì però è chiaro che il giocatore eh, vuole sentire quella quel calore che poi sono i ragazzi che, questi organizzati che, che te lo danno più rispetto a magari altri che vengono a vedere la partita per, solo per la bellezza di vedere calcio e basta. Allora, possiamo andare avanti, non ti faccio domande sulla Junior's perché ancora non è finito il campionato della Junior's ma è comunque una Junior's che eh, è stato da grande serbatoio la tua formazione da, da come ne abbiamo parlato hanno sempre eh, varcato le soglie della prima squadra tanti giocatori e anche te ne hai dato atto hai fatto esordire tanti giocatori che eh, hanno così assaggiato forse è mancato un po' sul finale questa presenza della Juniors ma giustamente quando ti giochi i campionati è così è, Sì, fortunatamente perché dobbiamo dire fortunatamente la Juniors si sta giocando qualcosa di importante quindi è chiaro che diventa poi difficile andare a prendere eh, il giocatore e metterlo magari dargli, metterlo, in pagina sì, perché poi eh, non farlo giocare con la juniores e magari dargli l'opportunità di giocare in, in prima squadra per il ragazzo stesso magari è buono però capisci bene che se ti stai giocando un campionato poi andare a, a togliere 1 2 3 diventa complicato e non diventa eh, una cosa buona diciamo per, per la juniores stesso e per Marco Gargano che comunque sta facendo un grande lavoro allora hai risposto subito a questa, a questa domanda come giustamente è stato andiamo avanti, andiamo a parlare del campionato di promozione io so che tu non lo segui il campionato di promozione però da detto ai lavori qualcosa si è stato a guardare allora un tuo pensiero su questo campionato anche perché lo scorso anno quando la Sonia non era ancora stato ripescato parlavamo di questo campionato come si paventava no? almeno dalle iscrizioni e eh, parlavamo di un campionato complicato dove ci sarebbero stati Sora, ci sarebbero stati Itri, ci sarebbe stato Gaeta e, quelle sette squadre, sei perché poi Gaeta si è un po' perso eh, hanno rispettato tutte l'impegno, poi ovviamente chi ha avuto più benzina come l'itri dell'ex Mariniello ha trovato la promozione. Sì, come, come sempre poi capita diciamo che le squadre che, che sono. che vengono costruite per fare bene, diciamo se una come il Gaeta può magari fallire l'appuntamento. Poi invece le altre Parliamo di Itri che ha fatto la squadra per, per vincere e poi effettivamente è stato così. Parliamo del, del Sora che, comunque, è un'altra di quelle squadre che ha sempre fatto calcio ad alti livelli. E lo stesso Cassino, Real Cassino, dove ci stanno 3-4 di quei ragazzi che, erano, eh, che stavano con noi, Marzocchella e quindi i fratelli Quintigliano. Anche quest'anno si giocheranno. L'altra volta i playoff play li faccio i migliori in bocca, il più grande in bocca a lui. Poi c'è il Terracina, e non, sto, non, non devo presentarla certamente io. Diciamo la sorpresa vista da fuori è il Mondesanbiagio, che sulla carta inizialmente magari non era tra le favorite. però diciamo che poi Litri, Cassino, Terracina, Sora sono arrivate tutte, ma come, come era giusto: hanno tutte rispettato l'impegno? Assolutamente sì. Allora, noi andiamo per un attimo a vederci il servizio, almeno diamo a Roberto la possibilità di, di rifiatare, perché il video è stato un interrogatorio pressante. <ride> allora andiamo a vedere il servizio dove praticamente c'è anche la riconferma di Mister Parisella. Eh, nella scena di fine anno il direttore casso ha riconfermato Parisella, ha riconfermato questo gruppo. e Anzi, come è ehm... giusto che sia, come è giusto che sia, perché se si è lavorato bene, c'è bisogno della riconferma e perché no, si punta anche qui a Gaeta per un bel progetto ambizioso per il prossimo anno vediamo il servizio Sicuramente è positivo, per una matricola eh, chiudere al settimo posto il primo anno di promozione eh, è, una, una cosa, è un risultato importante poi è vero che la rosa era composta, ripeto, da giocatori che, che hanno calcato cambi di categorie, di categorie superiori però bisogna valutare il tutto sempre a 360 gradi e tirando le somme Uh, direi che la società può dirsi più che soddisfatta è vero che nel corso della stagione delle 34 giornate che si sono disputate qualche rammarico c'è perché qualche punto lo abbiamo lasciato per strada però mh, non avrebbe sicuramente portato uh, a playoff o risultati del genere avrebbe cambiato poco e quindi uh, ci godiamo la, la salvezza arrivata con, con largo anticipo rispetto alla, al termine della stagione che era poi l'obiettivo minimo della, della società e, e guardiamo al futuro. Eh, la voglia è quella di, di crescere, di migliorare il risultato arrivato al termine di questa stagione e quindi come hai anticipato tu per fare, per fare ciò eh, c'è bisogno di, di andare a, a colmare quelli che sono i vuoti o le lacune eh, di questa squadra. Eh, andremo, andremo sicuramente a migliorarla, eh, abbiamo già fatto una valutazione iniziale con con mister Parisella che è confermatissimo, quindi sappiamo già dove e come muoverci per, eh, per apportare le modifiche alla Mistral che verrà. Allora quindi il primo passo, me l'hai detto già, conferma per ufficiale per Alessandro Parisella? Sì, assolutamente sì, era, era come ho detto in, in altre circostanze una, una semplice formalità, si è seduto a tavolino con la società e ci è voluto davvero ben poco per stringersi la mano. E, e dirsi sì anche per la, la prossima stagione. Sì, eh, si ripartirà sicuramente da, da quegli under che tanto hanno fatto bene quest'anno e che si sono eh, distinti anche con, eh, con la squadra di Unoras regionale di Marco Bernisi, che allo stesso tempo ha, ha ottenuto con il terzo posto che è quasi in cassaforte un risultato importante per, per il primo anno. Quindi, eh, Parisi è un allenatore che guarda, che guarda i giovani, lo ha fatto quest'anno lo farà in estate e anche eh, da quando inizierà la stagione ufficialmente e poi l'ambizione è normale che eh, per una società seria come, come la Mistral che, che ha voglia di, di crescere, ha fame di risultati, è normale che poi eh, riguarda un po' tutto lo staff tecnico quindi è ambizioso l'allenatore, è ambizioso il presidente, siamo ambiziosi noi dirigenti e quindi speriamo di, di far bene l'anno prossimo. Il direttore sportivo chiedeva al Presidente se, se è riconfermato o meno, poi eh, scherzi a parte, eh, Paricella e vice di Biase rimarranno saldi sulla panchina eh, c'è la conferma anche per Vincenzo Esposi, allenatore dei Portieri e penso che andremo a a muoverci anche per quanto riguarda eh, il preparato atletico non dimenticando che abbiamo Diego Spinosa che ha fatto che ha svolto un ottimo lavoro e se potrà essere affiancato da una persona più esperta sicuramente non ci lasceremo sfuggire l'occasione non, non, non mi sembra questo il caso di rifare eh, di fare tabula rasa e di, di ricominciare da zero stiamo, stiamo valutando tutto con, con l'allenatore sia per quanto riguarda i confermati sia per quanto riguarda chi, quelli che dovranno essere i nuovi arrivi in casa Mistral, quindi passo dopo passo, giorno dopo giorno, eh, ne saprete di più. Sì, ho conosciuto persone importanti, persone che vogliono fare calcio in una certa maniera, anche in queste categorie io dico che sono sprecate, è difficile trovarle, è una società organizzata, una società che vuole crescere sotto tutti i punti di vista e quindi eh, giustamente c'è più facilità nel, fare, nel lavorare, nel trovare situazioni che poi ti possono portare ad avere dei risultati importanti. Io sono entrato in punta di piedi quest'anno dopo qualche giornata di campionato, conoscevo molto dei de ragazzi che sta facendo parte della rosa, quindi diciamo, non ho fatto altro che continuare un lavoro che era partito dal, già dall'anno precedente con, con l'avvento nel campionato di promozione. È stato poi eh, difficile quest'anno eh, arrivare settimi in classi perché sembra che non... È un risultato importante per noi perché quest'anno è stato un campionato, un campionato anomalo, un campionato difficile dove c'è stato un livellamento in alto di molte, di molte società che fino alla fine si sono, eh, diciamo, hanno lottato per, sia per la vittoria del campionato che per i, i playoff. Quindi, questa è la dimostrazione che il nostro risultato è stato un risultato importante, una crescita anche di qualche ragazzo del locale dove. Quest'anno se non sbaglio hanno esordito quattro ragazzi del settore giovanile, 2.099, quindi questa è una dimostrazione che quando c'è una società seria si può lavorare, cioè si può costruire e sulle basi di quello che abbiamo fatto eh, quest'anno eh, cercheremo di, di non fare errori e cercheremo di, di costruire una squadra e, e che possa ben figurare anche nel prossimo campionato di promozione. No. Eh, questa è una società, la dimostrazione sta nel fatto che hanno fatto questo accordo con la Don Bosco Caeta per il settore giovanile, quindi questo è l'aspetto più importante di questa società che vuole costruire dal, al, già dal settore giovanile. Quindi per fare questo giustamente eh, si cercherà anche di allestire una, 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 una prima squadra che possa ben figurare nel campionato di promozione, che possa dare delle soddisfazioni a questa società ma tutto questo serve soprattutto per movimentare un settore giovanile, movimentare eh, tutto il mondo calcistico di Gaeta e di portarlo a un livello eh, quasi vicino a un'elite, no? perché non ci dimentichiamo che anche la nostra Juniors regionale, che sta terza in classifica, ha fatto un campionato e pure loro sono partiti un po' in sordina, poi hanno innellato tutta una serie di successi e quindi... Anche la Rio regionale ha fatto un campionato di altissimo livello, ancora mancano due partite, ancora possono puntare al secondo posto e quindi ci sono tutti i presupposti per fare un'annata con, come si dice, sia a livello di settore giovanile che di prima squadra di buona prospettiva. Torniamo in studio, allora abbiamo parlato di questo campionato di eccellenza e di promozione, giustamente dobbiamo fare rapidamente un escurso su prima e seconda categoria e terza categoria che sono le ultime categorie che sono ancora in, in gioco, così tra virgolette si fa per dire. Partiamo dalla terza, dalla prima categoria, eccola qui, i risultati di questo turno, la Don Bosco Keita. Ha perso la sua gara contro l'R11 Latina mentre l'Atletico Itri che eh, ormai ha un campionato di tutta tranquillità. Parlavamo a microfoni spendi di società che spesso e volentieri ad aprile, massimo marzo, possono mettere i ferri a riposo. Anche l'Atletico Itri è una squadra di queste. Pareggio 3 3 contro il Montenero. Roberto, io non so se tu conosci la realtà della Don Bosco. Questa è la, è la classifica. Allora, la Vodice Sabaudia prima ex squadra di Bracco, una tua conoscenza, no? prima in, in, in campionato, lì a giocarsi eh, il campionato ormai è finito perché l'Aurora Vodice è prima per Antonomasia, mentre la Don Bosco è automaticamente ai playoff, ai playout. scusate. Diciamo, non so se conosci la realtà della Don Bosco, una squadra oratoriana... Che è votata per la crescita dei giovani. Ma un Bosco la, 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 la ricordo qualche anno fa, adesso non so se si è cambiato il tutto rispetto a quando la conoscevo io. Però sì, era fatta formata da, da, da ragazzi del posto, di allenatori del posto che cercavano di, di, di far crescere. E quanto queste realtà adesso nel calcio moderno si trovano in, in situazioni complicatissime? perché giustamente il ragazzo del posto, se tu dovessi fare una squadra solo con giocatori di Osonio, riusciresti a, a comporla, una squadra di che categoria? Noi abbiamo avuto la fortuna di, di fare la, la seconda e la terza con, eh, con ragazzi quasi tutti del posto, però comunque eh, alla fine quei due o tre tasselli li devi andare a prendere fuori, qualsiasi tipo di categoria fai. Fai, perché giustamente è complicato, anche perché... Una volta magari c'era solo il calcio. Adesso comincia a essere difficile tra i vari sport orientarsi. La classifica, eccola qui: l'avete già potuto vedere sui nostri tre schermi. Andiamo a chiudere con quello che è l'ultimo turno di questo campionato. Poi ci sarà ovviamente il post season per la Don Bosco e c'è l'impegno contro il fa per, per l'Ermata, che comunque è una, è una incontra, squadra che è retrocessa dal L'anno scorso, che noi abbiamo incontrato l'anno scorso. Una società seria, quindi fa piacere che stia che lottando possa... lì magari riesce sì. a rientrare nei playoff per salire in questo campionato di promozione del prossimo anno lasciamo la, la prima categoria seconda categoria seconda categoria che è ricca di squadre locali, il Minturno vince il derby 3 1 contro il Marina Club eh, anche a Minturno si sta muovendo qualcosa in virtù della prossima stagione ma ne parleremo più avanti anche perché c'è qualcuno che è esperto in questi, in questi raggruppamenti magari potrebbe uscire qualcosa il prossimo anno, vedremo qualcosa, qualcosa si comincia a sentire sì sì, giustamente, prima delle iscrizioni qualcosa esce, i risultati li Avete qui a portata di mano, andiamo a vedere anche quella che è la classifica di questo campionato. È stato un campionato un po' strano questo di quest'anno, no? vinto dal Real San Andrea, che praticamente se la sta giocando con il Real San Vittorense, però eh, sono tre punti di distacco quindi. Diciamo, una, una, partita. una partita il Real Sant'Andrea che tu conosci bene come squadra. Eh, perché lì giocano alcuni, alcuni ragazzi che conosci come gatti. No, conosco più, eh, più il San Giorgio, il San Giorgio. A, al San D'Andrea. Il San Giorgio è una squadra che vi fa un po' da bacino per il settore giovanile. e sì. Poi ha tanti giocatori ex Ausonia. Sì, 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 assolutamente. Sì, sì. Ci, sono, ci sono i fratelli Guastaferro, Panella, Napoli. Eh... Forse dimentico ancora qualcun altro, questi sono ragazzi che sono stati con noi ad Ausonia. Eh, vabbè, poi conosciamo tutti il presidente Massa Lacqua. Quindi faccio i complimenti al San Giorgio, che. che, che può che giocarsi magari. qualcosa di importante. Sì. Il, le possibilità di pescaggio, perché in seconda categoria lì li vediamo come playoff, però in realtà. Ci si gioca Ma di solo la fino, fino alla terza. Ci sono grandi possibilità di, di essere ripescati. Sì. Diciamo che quelle posizioni sono più per, per capire: le posizioni di ripescaggio. Il Boca Hitri è lì che insidia e giustamente nella prossima giornata cercherà in tutti i modi di rientrare in questo gruppetto di testa giocando contro il Real San Vittorese. Quindi, sfida difficile. Via via, tutte le altre. Il Real Sant Andrea festeggerà forse la promozione sul campo del Marina Club. Uh, Un'altra realtà, questa del, del Marina Club che è Rinata quest'anno, è un'altra realtà che però ha preso un campo che era stato abbandonato perché nello sport spesso e volentieri servono questi miracoli. Eh, tra bisogna virgolette. fare i complimenti a queste società. E poi c'è Lucio Casale un, un altro elemento che tu conosci bene: lo scorso anno era Osonia. Se non ricordo male, Quindi è un allenatore che ha fatto grandi cose a Marina e che ha messo su una squadra eh, dal nulla. Bisogna solo fare i complimenti a queste società, a queste realtà che poi nascono da, da, dal nulla. Quindi bravi e che poi sono difficili da tenere su. Perché è vero che in promozione eccellenza i giocatori li compri e li porti a giocare, ma in, in seconda e terza categoria devi andarli a pescare tu. Eh. In alcuni casi li devi portare anche a casa dopo l'allenamento. Allora, la terza categoria, eccola qui. Uh, I risultati sono a vostra disposizione. Noi non ci dilunghiamo più di tanto, perché giustamente sono campionati che sono quasi all'epilogo. Tutte classificate, quelle in verde per quello che sarà il post season, la famosa Coppa Latina. Per gli amanti di questi, di questi campionati, la Vindex sembra lì con la possibilità di poter rientrare. Attenti allo Sporting Badino che se non ci fosse stata la penalizzazione, sarebbe lì a giocarsi la posizione ancora verde. Prossimo turno, si chiude anche qui il campionato: 26 giornata, Vindex contro Sporting Santa Croce sarà sicuramente una partita di, di cartello. Via, via, tutte le altre. Andiamo a chiudere con gli altri sport. Roberto, tu sei, segui gli altri sport o oh, sei so uno di quelli che. Calcio, calcio, no, calcio? Io lo sport in generale, quindi guardo, guardo un po' tutto. Però non hai mai giocato a basket eh, o a no, pallavolo? Allora, a livello amatoriale, sicuramente sì. L'estate tra amici, <ride> sì, non a le con, Non a livello agonistico. Io ti devo dire la verità. Una volta osservavo il riscaldamento dei giocatori di palla a mano, e loro per riscaldarsi giocavano a calcio. Praticamente i giocatori di palla a mano giocavano a calcio. Quelli del calcio invece giocano a palla a mano. Quelli del calcio giocano a palla a mano, quindi spesso e volentieri. Ma ci sono delle, delle situazioni che potrebbero sembrare. sembrare strano, però qualcosa della palla a mano in fase di, 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 di non possesso c'è rispetto a, al calcio per quanto riguarda la fase, la fase difensiva qualcosa. e certo del basket di... cosa ruberesti? forse il regolamento perché nel basket c'è tutta la stagione e poi dopodiché le prime otto fanno questi playoff che a belle buono ti rischi di stare dentro o di e stare fuori il basket è pure il fatto stesso che, che, che poi per un allenatore il fatto che puoi tirare fuori uno e fai entrare l'altro <ride> eh, di, di continuo questo è un altro aspetto però magari... nel calcio sarebbe difficile quest'anno abbiamo vissuto il primo anno con le cinque sostituzioni sì. E tu spesso non le hai utilizzate tutte e cinque anche se io a un certo punto se fossi stato in te avrei buttato via il secondo portiere vai, giusto per, per utilizzarla la, la quinta sostituzione diciamo che, che spesso l'ho fatto ma poi se, se, se devi fare la sostituzione tanto per eh, preferisco non farla a me dà fastidio quello, quando qualcuno mi chiedeva all'inizio eh, trovi giusto questo discorso delle cinque sostituzioni eh, ho detto diciamo di sì però deve essere, deve essere fatta in un certo modo, nel senso che non si possono fare cinque sostituzioni a 5 minuti alla fine se stai vincendo 1-0, perché comunque la partita non, la si fa, non si gioca più a calcio. Quindi bisogna guardare un attimino come farle, poi si possono fare anche cinque sostituzioni. Quindi sostituzioni utilizzate bene per, per Roberto Gioia. Allora andiamo a parlare del basket, giusto per chiudere la questione Serie D, perché non è andata bene alla formazione della Fortitudo Scauri, che esce nonostante abbia preso il secondo posto in classifica in questa stagione, ma esce dai playoff play contro il Cassino. 1-2 il parziale di questa situazione, Fortitudo eliminata nell'ultima partita, quella di domenica, al Palazzetto, al Palaborelli: 55-60 per la squadra Ciociara che uh, può così proseguire il proprio cammino in questa speciale post season ovviamente rimane un po' il rammarico per la Fortitudo Scauri infatti attraverso un comunicato hanno dichiarato che adesso vedranno il proseguo, rimane sicuramente la mano in bocca perché secondi per tutta la stagione e poi ti ritrovi fuori per due partite sbagliate no? è sì, sempre inizia tutto un altro campionato quindi la classifica diciamo eh... Quella della de 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 stagione ha poco a che fare con quelle che, che sono poi le partite finali. Però giustamente eh, esistono due tipi di giocatori: no? quelli che arrivano carichi a fine stagione perché giustamente esplodono in primavera e sono di solito giocatori più leggeri, no? per prendere uno, Emma, Gioia, sono quei giocatori più leggeri che esplodono in primavera perché il tempo li accompagna, e poi ci sono quei giocatori che arrivano a fine campionato che magari sono scarichi e eh, però ti hanno dato tutto durante l'inverno. Come, come fai lì a quel punto a compensarli? E lì deve essere bravo l'allenatore ma deve essere bravo anche il, il preparatore. Il preparatore. Quindi, eh, bisogna, bisogna un attimino guardare poi eh, sempre se, se si ha la possibilità di farlo, magari di fare riposare qualcuno in più rispetto a qualcun altro, ma questo poi eh, è chiaro che a bocce ferme è tutto, eh, tutto più semplice, poi magari in corso d'opera diventa più difficile farlo. Allora andiamo a chiudere, il basket lo salutiamo ma dobbiamo parlare del calcio a 5 femminile, tu ci segui da casa e quindi sai del calcio a 5 femminile perché dobbiamo dire a tutto Roberto Geno non si perde una puntata, se parliamo bene o se parliamo male comunque non si perde una puntata, mai parlato male però, eh? qualche volta ci, ci siamo trovati su diverse posizioni nelle scelte però ma comunque... Quando, quando sono critiche costruttive, ben, sempre ben, ben confrontate. Ancora una volta sarà Serie A per la Vis Fondi che si salva, 2 a 5 nel risultato finale, il buon Luca Masiello ci dà il risultato, Vissa Fondi salva, quindi buon campionato e il prossimo anno sarà di nuovo Serie A2 per le ragazze di Ermano Ferraro e compagni, quindi un altro... Ottimo traguardo, potremmo dire così, anche se negli anni precedenti ci avevano abituato alle prime posizioni in classifica, quest'anno è arrivata questa salvezza passando dai playout, ma sempre salvezza e comunque. In Serie D, rapidamente, per darvi conto di come sta andando il campionato, questo è un campionato che ancora è ben lungi dall'essere finito, ma a ha delle decisioni ormai prese per quanto riguarda la classifica finale questi i risultati mentre la classifica finale qui ha già vinto l'Igol Sapilli a 63 punti tutte le altre manca solo la conferma tra zona, zona Pontina e l'Enet 1 per quello che sarà il passaggio per gli eventuali playoff anche se in questo campionato saranno tante le ripescate del prossimo anno. Eh, come diceva Felice Pandrella la settimana scorsa, perfino l'Arena Cicerone, che è nona, farà domanda di ripescaggio perché eventualmente si libera a qualche posto, si sale Nel calcio a 5 è molto diverso. Non so se tu hai mai seguito il calcio a 5, eh, praticamente tra, tra la serie A e la serie D sono solo quattro scalini. Ma questi scalini sono altissimi. Perché se tu calcoli, dalla serie D vai in C2. Poi c'è la C1 dove già uh, giochi in maniera diversa e solo tempo effettivo. Solo e trovi già giocatori che hanno giocato ad alto livello. In serie B trovi già giocatori della nazionale. Quindi sono, sono dei gradini abbastanza ripidi. E sono, sono altissimi sono credo. altissimi, potremmo dire così, quindi ci sono scalini da superare molto difficili. Andiamo a completare il quadro. Prossimo turno 20 maggio, eccolo qui riposo l'Arena Cicerone. Tutte le altre potete vederle lì. Uh, ormai è un campionato che ha poco da dire, sicuramente per quello che sarà il suo proseguo. Campionato che veramente è nel vivo è quello di handball Ma prima andiamo a fare un po' il punto sui playoff e i play out della pallavolo, eccolo qui arriva la grafica di Luca masiello playoff. Il primo turno va alla Terracina, 3-1 sul Civitavecchia in questo primo turno, ma ovviamente sarà lungo dal completarsi. Prossima gara, campi invertiti, sempre nel volley, ma nel C maschile, il playoff, il Gaeta sta tornando, nelle categorie che gli competono. nella prima gara però è andata male perché contro lo Zagarolo, finisce 3-0 per la squadra romana. Adesso bisogna invertire in caso di 3-0 del Gaeta, si giocheranno gli altri il set di spareggio, altrimenti qualsiasi altro risultato che vada differente dal 3 0, qualifica lo, lo, lo Zagarolo. Quindi eh, bisognerà stare attenti a non concedere set per le squadre. Gaeta, per la squadra gaetana. Completiamo con l'Enderball Abbiamo anche un servizio dell'Endball perché si gioca il derby per rimanere in Serie A in questo campionato. Non so se tu lo sai, Roberto, però tra Gaeta e Fondi noi abbiamo la Serie A di pallamano. Quindi i sì, sì, giocatori sì. Della, della nazionale, Fasano e Conversano, che si sono giocati lo scudetto sabato. Giocano contro Gaeta e Fondi. Quest'anno c'è stato un po' un rinnovamento, quindi siamo alla fase playout. Sono retrocesse tantissime squadre: c'è Gaeta e Fondi. Fondi non lo sapevo, Il Gaeta. primo derby perché poi giustamente l'ironia della sorte le ha messe uno contro l'altro. Il primo derby è andato al Gaeta. Prossimo derby che sarà sabato prossimo, a cambi invertiti, ma si gioca sempre a Fondi perché è l'unico per campo non per non retrocedere. Anche se dopo questa fase siamo alla quinta fase playout, eh? eh, cioè si è giocato già un bel po'. però ci sarà ancora un'altra fase dove ci sarà un mini torneo a tre quando, dove si incontrano le tre squadre che hanno perso e un altro campionato. Un'altra squadra di questa si salverà Inizia e poi un altro Sì, sì, quindi. un altro campionato ancora. Quest'anno la pallamano ci ha stupito in questo, in questo senso. Anzi, è stata bella lunga, di solito la pallamana a marzo già è finita. Queste sono le squadre che si sono qualificate alla 1, l'abbiamo già visto l'altra volta. Questi sono gli incontri, ovviamente si gioca a campi invertiti per uh, questo sabato. Le perdenti di questi tre incontri fra Gaeta Fondi, Merano, Padova e Magnago, Cologne, si giocheranno questa fase successiva. Chiudiamo con uh, la pallamano parlando con, uh, del servizio perché Felice Pantarella è andata a seguire questa gara tra Fondi e Gaeta, almeno quello che è stato il primo atto, e sentiamo le, inter le interviste. Sì, soprattutto rimane nell'arrammanico per l'ultima azione, insomma, eravamo a 10 secondi dalla fine. Palla in attacco: non possiamo, possiamo sbagliare il tiro, ma non possiamo prendere gol. Eh, abbiamo commesso ingenuità che uh, può costare caro perché una cosa è ripartire da più 6, e una cosa da più 4. Quindi dobbiamo crescere da questo punto di vista, ma abbiamo poco tempo quindi quindi non posso dire che non sono soddisfatto perché abbiamo fatto una grande gara un'ottima intensità in difesa e molta lucidità in attacco a tratti abbiamo forzato un po dei tiri però niente da dire insomma tutti i ragazzi sono stati fantastici dal primo all'ultimo abbiamo fatto quello che dovevamo fare e però è solo il primo tempo, adesso testa bassa e lavoriamo per la seconda gara. Ci sono stati dei momenti in cui potevamo allungare, eh, però ci sono stati anche dei momenti dove loro potevano avvicinarsi di più e eh. non è che abbiamo giocato contro una squadra scarsa, voglio dire, abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Quindi ci sta che, che, che loro potevano recuperare, ci sta che presi dall'entusiasmo del pubblico loro potevano avere l'infa e darci fastidio in alcuni momenti però noi siamo stati bravi perché veramente ci siamo isolati da tutto e abbiamo pensato solo a giocare e siamo stati veramente grandi gioca in prossima sì, sì, vabbè, è la stessa cosa, insomma, oggi, oggi si è visto probabilmente, anzi sicuramente da Gaeta ci sarà ancora più gente perché oggi molti hanno impossibilità, ma dalla la prossima partita noi avremo anche un pullman, organizzeremo anche un pullman per i tifosi, quindi... Uh, ci sarà ancora più pubblico probabilmente, sicuramente da parte Gaetana ci sarà più pubblico, spero che venga anche da fondi perché è veramente uno spettacolo che merita e, sono, e, e oggi abbiamo dimostrato che siamo due società e due squadre che meritano tutti e due di andare nel giorno unico. Sì, va bene, è finito il primo tempo di una partita lunghissima, un derby che durerà 120 minuti e fino alla prima parte il Gaeta devo dire meritatamente ha fatto suo questa, sta, questa partita. Devo dire per come abbiamo, hanno giocato bene l'oro e come abbiamo noi probabilmente il parziale ci favorisce un po' perché quattro reti, per come è andata la partita, è diciamo, un risultato accettabile per, per noi. E... ci saranno 60 minuti e proveremo a ribaltarla quella sicuramente quando mettiamo pressione al loro attacco abbiamo recuperato più di qualche palla abbiamo fatto tirare male è solo che non l'abbiamo fatto spesso anzi l'abbiamo fatto troppo poco l abbiamo fatto un pochino nel primo tempo un po' nel secondo e siamo arrivati sotto Miloš si sì, non sta attraversando un periodo ma viene da un infortunio però è è tutta la squadra che non si è espressa al meglio non, non parlerete del singolo e quindi non, non ci sta eh, proveremo ecco, ad allenarci ancora più, più forte in settimana per, per ribaltarla perché eh, noi non siamo non siamo questi erano troppo brutti per essere vero, veri e dobbiamo, dobbiamo trovare le giuste soluzioni all'aggressività all del Gaeta che ha fatto divenire una gran bella partita sabato prossimo retro match sì, sarà un'altra bella partita perché, insomma, devo dire che è stata una bella festa sugli spalti. Devo fare complimenti a tutte e due le defoserie che si sono espresse per le due squadre. È stato bellissimo fare una, una così bella partita uh, in questo clima. Io spero che sabato prossimo sia un altro uh, clima di festa, un'altra un festa dello sport che vinca la palla a mano tra due grandi squadre che meritano di giocare in Legione Unico. Se perdi non vieni ripescato, questa è la situazione di questo campionato, anche se cioè, ovviamente con Roberto l'abbiamo fatto appassionare però la palla a mano, eh, dobbiamo dirla tutta, eh. <ride> ti stiamo coinvolgendo molti... No, chiedevo magari se c'era la possibilità di essere ripescato, visto che dicevi tu che... Comunque sono andati avanti un bel po'. Eh. Sì, eh, c'è solo un posto praticamente. Chi perde tra Gaeta e Fondi eh, potrebbe giocarsi quell'eventuale posto. È eh, come quando vai a fare le semifinali di Champions League. No? Sì. Ci sono le due italiane dice: cioè, vabbè, almeno ce n'è un'italiana che va a fare la finale. Però eh, in questo caso una delle due la perdi, però È può meno. essere nel caso ripresa in quel senso là. Speriamo ovviamente che chiunque sia tra Fondi e Gaeta abbia la possibilità di in, quel, in quel triangolare speriamo stretto di, di, sì. di giocarci, anche perché comunque sono due belle realtà del, del nostro comprensorio ad altissimo livello e quindi fa piacere averle. Come, subito, subito, come siamo messi con gli sport acquatici? <ride> no. Vela come te la cavi? Assolutamente, no. Assolutamente, Assolutamente no. 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 Allora, io ti porto a mare, ti porto a Formia per vedere il servizio del Circolo Nautico Caposele che in questa giornata ha ospitato le finali del campionato Optimist, la penultima tappa del Kinder Optimist nazionale. e eh, praticamente, c'erano 500 eh, no. barche tutti di ragazzini provenienti dall'Italia e non solo, quindi un altro grande movimento che spesso e volentieri non vediamo uh, alla luce del sole ma che veramente muove tantissime persone. Vediamo il, il servizio. Con il pres presidente Raffaele Giornella del circolo nautico Caposele, ancora una volta Formia si è presentata a campo di regata adeguato per una gara ad alto livello nazionale. Sì, siamo molto soddisfatti delle due manifestazioni che stiamo portando a termine. 15 giorni fa abbiamo avuto il campionato italiano classe 4 20, con 105 equipaggi doppi. Adesso questa Kinder Cup, è, è penultima tappa del circuito di, degli Optimist, con. Eh, 330 ragazzi che gareggiano nelle varie classi. Il tempo ci ha assistito, il campo di Regata di Formia non, non si smentisce e noi siamo veramente contenti che Formia, e il Circolo nostro, eccetera, siano sulla ribalta delle derive in campo nazionale. Ha parlato di una conclusione di due grandi eventi, ma sicuramente il Circolo Caposelle sta sicuramente lavorando per quello che sarà la, il futuro, la prossima stagione, si vuole ancora una volta implementare tutto ciò. Sicuramente noi siamo arrivati ad un livello nazionale e internazionale dove... Non siamo noi che chiediamo le regate, ma ce le vengano a proporre per la bellezza del campo di regata e anche per l'organizzazione che siamo in grado di mettere in campo. Una delle cose più belle da notare è che praticamente quest'oggi ci sono numerose presenze a Formia, un volano per quello che è l'economia turistica, tanti sono scesi fino a Formia. Sì, questa, in particolare questa manifestazione per almeno due giorni muove almeno 500 persone, tra allenatori, genitori, bambini e, e quant'altro. Eh, le regate si fanno nei periodi morti della stagione turistica, quindi sono, sono una grande occasione. Speriamo che anche le amministrazioni, gli operatori... E ci supportino sempre di più e noi saremmo in grado di fare delle, delle manifestazioni delle stagioni veramente importanti. Con il presidente FIV Quarta Zona e il segretario nazionale della classe Optimist dobbiamo parlare di quello che è l'evento quest'oggi a Formia. Prima di tutto un evento a carattere nazionale, inizio dal segretario, a carattere nazionale che ha coinvolto tanti equipaggi qui sul campo di regata di Formia. Sì, sicuramente è una delle manifestazioni del circuito, cioè un trofeo che facciamo in cinque tappe, il trofeo Kinder più Sport. E devo dire che è tanto tempo che non troviamo una giornata così bella. Proprio sono felice perché finalmente, bel tempo, bel vento finalmente devo dire. Come si evolve con questi ragazzi la vela? Portare 500 barche vuol dire che dietro c'è un indotto, una filiera bella vasta. Ah, sicuramente la classe Ottim eh, si sta sviluppando ma a livello mondiale, non solo in Italia. Cioè a volte non ci rendiamo neanche conto neanche noi come mai questo sviluppo, questo continuo aumentare di barche. Questo sarà da, da studiare allora. Parliamo del campo di regata di, di Formia, un campo che questa volta non ha tradito, anzi, sole, mare e vento. Beh, Formia non tradisce mai il golfo di Gaeta e l'ospitalità di Formia non tradiscono mai. Il campo di regata è apprezzatissimo da tutti i regatanti a livello nazionale. E non a caso abbiamo disputato su questi campi, su questo golfo, regati importantissimi, da mondiali di 4,70 al campionato delle classi olimpiche due anni fa. Ed è una, un campo che tutte le classi che vogliono avere condizioni importanti e tecniche ci chiedono di essere ospiti qua. Abbiamo quest'anno avuto 4,20, abbiamo la classe Optimist, abbiamo avuto, la settimana prossima avremo ancora... La, la, la seconda selezione nazionale per la qualificazione ai campionati mondiali europei sempre della classe Optimist, quindi avremo qui ospiti i 140 migliori atleti nazionali che si sono qualificati e che verranno su questo campo a disputarsi la qualificazione per andare ai mondiali della classe Optimist. C'è un nome importante accanto alla, a questa manifestazione Kinder, ma eh, a dimostrazione che si smuovono tante persone, si smuovono grandi realtà e il mare è l'unico collettore di tutto ciò. Beh, questo è merito ovviamente del, del segretario che ha coinvolto uno sponsor importante come, come Kinder per eh, avvicinando e creando questo connubio tra i giovani e, e questo, questo marchio importante che ha sposato i valori della vela, dei giovani e quindi è, è veramente un, un abbinamento importante che fa bene a tutto il mondo velico. Come è stato allora eh, questa due giorni e se si sta già lavorando per il prossimo anno, per i prossimi campionati, soprattutto con protagonista magari. Eh, questo non posso garantirlo, comunque il campo ci è piaciuto, settimana prossima tireremo le conclusioni anche di questa selezione che per noi è molto importante, poi per il calendario non posso esprimermi ancora, però terremo conto di questa realtà. Torniamo in studio, eccoci qua, stiamo tornando, siamo tornati, eccoci per eh, parlare di questo finale di puntata. Uh, Roberto, uh, ti ho tenuto qui quasi come co-conduttore, ci siamo fatti due belle chiacchierate, ma uh, giustamente uh, durante il campionato non possiamo farlo, Sono contento di essere stata con te questa sera. A me piace venire all'allenamento del martedì dove praticamente ci incontriamo, chiacchieriamo di quello che è stata la trasferta. E giustamente si è più rilassati il martedì. No? Uh, il calcio è fatto così, cioè, ci deve essere sia. anche il tempo per parlare. Credo che sia giusto che sia così e poi giustamente. Allora, ieri vedevo uh, alcuni allenatori di Serie A che ce l'avevano con i giornalisti, parlavano contro i giornalisti. In realtà il giornalista e l'allenatore dovrebbero lavorare insieme, perché, eh, o almeno rispettarsi per quello che è il lavoro. L'allenatore fa l'allenatore, sì, il giornalista fa il giornalista. Però il, 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 il rispetto deve essere reciproco. Allora, Assolutamente. Allora, allora parliamo la stessa lingua, altrimenti poi diventa un buon attimino difficile se, se il rispetto ci sta solo da... Da una delle due parti, sì, infatti ci deve stare rispetto dei ruoli, soprattutto, però dobbiamo esonere a Carlo Iodice, <ride> no? La prossima volta viene anche Carlo Iodice, eh, noi lo aspettiamo. Carlo Iodice, avevamo una promessa del presidente, però non è potuto essere con noi per un lutto familiare, quindi eh, se no stasera avremmo appicciato il mondo come, eh, perché il presidente Anelli è uno di quelli che è vulcanico ma brucia brucia, brucia tutto. Sì. Però Carlo Iodice questa, questa stagione non l'abbiamo avuto i microfili di Telegolfo. Quindi... quindi la prossima? Assolutamente. Carlo Iodice. No, no, io ho già chiesto e chiederò a Termini che ogni giocatore che prenderete nella prossima stagione dovrà essere presentato da Carlo Iodice. Quindi io ogni volta che ero lì. Tu sarai lì con i giocatori, ma io devo intervistare Carlo Iodice a ogni presentazione. Sono d'accordissimo <ride> con te. Allora, aspettiamo, però giustamente adesso tu hai le, le meritate vacanze. Quindi, eh, ancora no. Ancora, ancora no. no, però eh, il tuo tempo è questo, riposo. Quando c'è previsto il raduno, occhio e croce? 30 luglio. 30 luglio, quindi inizio il raduno. Il campionato inizierà il 10 di settembre, 8 di settembre non so di preciso ma comunque la prima settimana di la prima domenica di, di settembre quest'anno il, il ah, famoso non derby sarà con i litri il eh? famoso non derby sarà, sarà con i litri quindi, quindi, ci, quindi ci dobbiamo preparare mi auguro in un miracolo per il Formia. assolutamente magari arrivasse una notizia del genere saremmo tutti, tutti, tutti più contenti allora Roberto grazie per essere stato con noi grazie buone vacanze te, e al prossimo buone anno vacanze anche a te e un saluto a tutti i tifosi della assolutamente sì